Saluto il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì e il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, bentrovati. Ecco, buongiorno a voi, grazie. Intanto ho sentito Cassì, subito, non sento ancora Di Pietro, vediamo se arriva. Allora, intanto facciamo, ecco, parliamo intanto con il sindaco Cassì, bentrovato sindaco. Poc'anzi, subito, la butto lì così intanto, è arrivata una telefonata da Pachino, è in provincia di Ragusa? Scusi l'ignoranza. Pachino in provincia di Siracusa. Vabbè, niente. No, se, via queste cose. Però a confine. La mia ignoranza, geografica è una cosa atavica di quando andavo a scuola. Allora, sindaco, mi dà la situazione per quanto riguarda i contagi nella sua Ragusa? Allora, Ragusa ha un primato, possiamo rivendicarlo per adesso, cioè di essere in fondo alla classifica nazionale. In questo caso essere in fondo alla classifica vuol dire essere i primi. Ovviamente non è che possiamo né cantare vittoria né rivendicare particolari meriti, nel senso che noi siamo un pochettino premiati dall'isolamento geografico che sotto altri aspetti ci penalizza. Sotto questo aspetto è stato qualcosa di utile finora. È chiaro che c'è stato anche un comportamento virtuoso dei ragusani, perché nella stragrande maggioranza si sono attenuti alle regole imposte dalle autorità sanitarie, dalle autorità governative. Diciamo che pochissimi hanno infranto le regole, questo distanziamento sociale ha funzionato, sta funzionando, per cui abbiamo una cinquantina di positività riscontrate fino adesso in tutta la provincia. I ricoveri sono pochi, stiamo parlando di 7-8 persone, purtroppo abbiamo avuto dei decessi, 5 in totale, in realtà di questi 5 due sono soggetti che provenivano da altre province. Diciamo che la situazione, ecco, sanitaria è sotto controllo, almeno finora è così. Ci hanno spiegato che non siamo usciti, dobbiamo temere ancora che ci possano essere dei focolai, però questa è la situazione. Chiaro che la situazione che ci preoccupa. Mi faccia, scusi sindaco, mi faccia salutare anche il sindaco, tra di voi sicuramente vi vedete anche, c'è Maurizio Di Pietro, sindaco di Enna, ben trovato sindaco. Grazie, buongiorno. Allora, in questo momento qual è la situazione? Abbiamo sentito che Ragusa è ultima in classifica per contagi, ad Enna invece la situazione è diversa. Sì, ad Enna la situazione è diversa, anche se diciamo così, è abbastanza peculiare la situazione di Enna, e cioè i dati provinciali, quelli che vengono diffusi dalla regione, e che appunto sono i dati provinciali, sono purtroppo diciamo così dopati dai dati delle due, delle quattro zone rosse della Sicilia, che purtroppo sono in provincia di Enna, sì. Per farvi un'idea, dei circa 300 positivi che risultano generati nella provincia di Enna, più della metà sono per le ragioni che sono tutte, cioè per il fatto che si è verificato un po' l'aria all'interno dell'istituto OASI, che ovviamente preoccupa enormemente anche per le condizioni degli ospiti di quell'istituto. Poi c'è un altro paese della provincia che aggira, anch'esso zona rossa, e che ha circa 40.000. C'è qualche problema di rumori, non so se arriva. Come arriva? Perché sento un po' disturbato. Ecco, dovreste cercare di non, sindaci, di non muovervi troppo, perché sennò arrivano i rumori fortissimi. Allora, questa situazione delle zone rosse lì in provincia di Enna vi ha complicato, insomma, tantissimo, no? Guardi, sì, certo, a livello di provincia sì, poi chiaramente io sono sindaco del capoluogo di provincia, ho un COP che ha un dimensionamento comunale. I dati di Enna capoluogo tutto sommato sono dei dati più che accettabili. Noi abbiamo in tutto 23 positivi in tutta la città, ripartiti in 16 nuclei familiari, quindi abbiamo una situazione assolutamente sotto controllo per quello che riguarda ovviamente la città capoluogo e anche diciamo, l'ambito territoriale entro il quale io esercito la mia giurisdizione, no?
la questione invece che attiene la provincia, la questione assai più grave, determina quei dati che preoccupano molto una provincia piccola, Sicilia, è chiaro che quelli come sono. Sindaco, mi faccia adesso, proviamo a capire. Intanto, a Ragusa, quali iniziative ha intrapreso il comune a favore dei cittadini, sia dal punto di vista economico principalmente, perché insomma è una catastrofe economica. Quali sono le iniziative che avete intrapreso per aiutare i cittadini? Allora, noi proprio l'altro ieri sera abbiamo adottato una delibera di giunta con la quale abbiamo in primo luogo disposto e calato in un atto formale la decisione che abbiamo già preannunciato di posticipare le scadenze di tutti i tributi locali. È chiaro che tutti. Tutti i tributi locali, quindi la Tari, l'idrico, occupazione solo pubblico, parliamo anche dei cantieri. Allora, quando si parla dei comuni, però è giusto fare una precisazione, cioè il comune in realtà funziona come un'azienda, c'ha un bilancio, c'ha delle entrate e c'ha delle uscite. È chiaro che se vengono a mancare le entrate non possiamo neanche provvedere alle uscite, alle spese, e quando si parla di spese e di uscite del comune si parla di garanzia dei servizi essenziali. Quindi bisogna stare molto attenti su questo aspetto qua. Tra l'altro la materia tributaria è una materia di competenza statale. Quello che abbiamo fatto quindi al momento è semplicemente posticipare la scadenza dei pagamenti in maniera ufficiale e formale. Nelle more, cioè quando arriveranno le scadenze nuove che abbiamo indicato, noi ci aspettiamo, ma se ne parla da tempo e sicuramente ci sarà qualcosa in questo senso. Ci aspettiamo provvedimenti, scusi, governativi che interverranno sulla materia, perché sarà importante capire l'atteggiamento dello Stato sulla questione anche dei tributi locali per poter poi noi assumere, diciamo, decisioni definitive. Cioè in questo momento non possiamo annullare il tributo, lo stiamo posticipando la scadenza. Sappiamo dalla voce del presidente dell'ANCI, Leolo Corlando, che esatto, tutti i sindaci insomma stanno facendo una battaglia. Sindaco Di Pietro, voi che iniziative avete intrapreso per i vostri cittadini? Noi su questa battaglia l'abbiamo già iniziata, perché abbiamo anche noi posticipato le tasse locali, ma qualcuna l'abbiamo già annullata. Annullata? Io concordo con il collega di Ragusa che bisogna aspettare ovviamente determinazione dello Stato centrale, perché non insulto che la materia tributaria è di competenza dello nazionale. Però i tributi locali, per esempio la Tari, noi li abbiamo già annullati per tutte quelle attività che sono state costrette alla chiusura e che dunque non hanno usufruito del servizio. Quindi annullate. Sente, sindaco Cassì, anche voi potete farlo, no? Allora, un momento, perché noi possiamo fare tutto, e quello che ho detto, abbiamo al momento posticipato la scadenza, nelle more vedremo l'atteggiamento dello Stato, del governo centrale sulla materia, fermo restando che ci rendiamo conto che le attività che in questo momento sono sospese e quindi non producono rifiuti, perché di fatto chi ha chiuso il negozio non produce rifiuto, è inopportuno fargli pagare quel rifiuto, questo non ci sfugge. Quindi condividere. Andremo sicuramente, ma sì, sicuramente andiamo in quella direzione, però dobbiamo anche avere una copertura. Il collega Di Pietro sa bene che ci abbiamo anche noi dei principi molto precisi, cioè l'autorità nazionale che governa la materia prevede che alla fine il costo complessivo del servizio di igiene urbana deve essere diciamo calato nelle tariffe. Allora, ecco, se non faccio... paga qualcuno, pagherà qualcun altro. Ecco, questo è il principio. Allora dobbiamo trovare un equilibrio, dobbiamo capire in che modo, se ci sono degli annullamenti, possiamo intervenire col bilancio comunale, e dobbiamo avere le risorse al bilancio comunale per poterlo fare. Tutto questo nelle prossime settimane ci sarà una schiarita del quadro normativo generale. E io posso garantire che a tutti, anche i cittadini ragusani, andiamo in quella direzione, però abbiamo bisogno prima di avere un quadro generale normativo più chiaro di come adesso. Sindaco Di Pietro, dunque queste sono la questione relativa alle tasse, però riceviamo centinaia di poste al giorno di gente che ha bisogno d'aiuto. Come funzionano gli aiuti alimentari? Partiamo dal sindaco Di Pietro di Enna. Guardi, noi abbiamo iniziato già dai primissimi giorni di aprile gli aiuti alimentari e anche relativi ai generi di prima necessità. Abbiamo fatto una distribuzione di pacchi, diciamo così, in una prima tornata di aiuti, ai quali pacchi nelle successive tornate che abbiamo programmato
quantomeno fino alla fine del mese di maggio, nelle successive tornate accoppieremo ai pacchi anche una card per consentire di fare acquisti di prodotti freschi che, come ovvio, nei pacchi alimentari non possono essere inseriti. E rimane poi un altro tema difficile che i cittadini ci sottopongono quotidianamente, cioè quello del pagamento delle utenze. E lì deve intervenire lo Stato centrale, perché nessuno può immaginare che i comuni si facciano carico, per esempio, delle bollette di Enel, di quelle del gas. Gas, luce, certo. Senta, ma voi vi fate, intanto io volevo sottolineare e ringraziarvi veramente, perché voi siete in prima linea, e volevo sottolineare ancora una volta ai telespettatori, i sindaci sono come i medici, è uguale, se gli eroi, però neanche i medici vogliono essere chiamati eroi, però voglio dire, sono in prima linea, per cui... Allora, sentiamo invece il sindaco Cassia a proposito degli aiuti alimentari alle persone che non possono dare da mangiare ai bambini, questa è la verità. Il tema è quello, sicuramente, la cosa più importante sulla quale tutti i comuni stiamo intervenendo. Noi abbiamo ricevuto, come è noto, dei contributi da parte dello Stato e anche da parte della Regione. Una prima parte di quelli regionali sono stati accreditati proprio nei giorni scorsi. E si tratta di contributi che, per quello che riguarda Ragusa, già raggiungono circa il milione di euro. Attendiamo un altro milione di euro all'incirca nelle prossime settimane. Con queste risorse noi garantiamo il sostegno alimentare e i beni di prima necessità a tutti coloro che ne fanno richiesta e che hanno determinati requisiti. Preme ricordare che questi requisiti sono stabiliti appunto dalla regione, sono dei presupposti, dei parametri economici ben precisi. Noi con queste risorse riusciamo per qualche mese sicuramente a Ragusa a garantire, sì, che nessuno debba avere problemi di sostentamento alimentare. Sappiamo che sono nuclei familiari in difficoltà, nuovi poveri, purtroppo c'è tanta gente che per la prima volta è costretta a chiedere aiuto. Come farete con l'anticipazione, la sola anticipazione? Bisogna alzare il grido dei sindaci a livello... Non credo, intanto siciliano, noi interessiamoci della Sicilia, bisogna alzare questo grido, cioè voi non ce la farete, avete avuto un'anticipazione su servizi ordinari che dovevate dare da maggio in poi, e invece adesso finiranno questi soldi, perché comunque li dovrete distribuire in buoni spese, in aiuti eccetera eccetera, ma poi come farete, sindaco di Enna, Di Pietro? Guardi, può sembrare paradossale, ma io non sono particolarmente preoccupato dall'aspetto economico della questione, perché le faccio un esempio, cosa che peraltro in qualche misura è già stata fatta. Il governo regionale ha consentito, dando facoltà ai comitati dei sindaci, di rivedere i piani di zona e di destinare le somme che sono state spese all'interno dei piani di zona per questa emergenza. Allo stesso modo si potrebbe fare per tante altre... Ma non sono arrivati tutti i soldi della regione ancora, sindaco? No, questi non sono arrivati, però quelli di cui parlo io, i comuni ce li hanno già. Sono somme che i comuni hanno dei piani di zona precedenti che non hanno speso. Nel caso del comune di Enna ci sono delle risorse, immagino che ci siano, per... Quindi queste somme sono state, cioè il patto di stabilità? No, queste sono delle somme che erano vincolate ai piani di zona, le faccio un esempio. Okay. Attenzione, anche lì sono un'altra cosa. Sì, un'altra cosa, assolutamente un'altra cosa. Poi le faccio un altro esempio. Enna ha un finanziamento insieme a Caltanissetta che è noto sotto la denominazione di agenda urbana. Ora, prima del Covid-19 si erano individuate una serie di priorità, più o meno imposte anche dalla comunità europea e passate poi attraverso la regione siciliana, rispetto alle quali Enna, per esempio, aveva destinato 2.200.000 euro alla realizzazione di una pista ciclabile che congiungeva l'area naturalistica. Ho capito. C'erano delle cifre che adesso voi state dirottando per aiutare le persone. È così? Non si può fare, però è uno degli esempi che
che è sottoposto poi anche all'attenzione dell'ANCI, queste sono somme che esistono già e che magari prima del coronavirus aveva un senso Aveva un senso, spendere. adesso è un altro. Va bene, ho capito, ho capito. Io È una buona. posso dire qualcosa a proposito dei Prego, contributi per regione, prego. per chiarezza. Allora, la regione sappiamo, ha promesso un contributo di 100 milioni di euro per i comuni. Questo contributo di 100 milioni di euro è diviso in due tranche. Una prima tranche del 30% che è stata già erogata ai comuni, il comune di Ragusa ha già ricevuto questa tranche, il 30%. Questa somma si aggiunge al contributo statale che era stato già versato. Diciamo che con questi importi io riesco a garantire il sostentamento alimentare, i beni di prima necessità e i farmaci a chi ne ha bisogno almeno per un paio di mesi, 3 mesi. Arriverà l'altro 70% dalla regione e quindi diciamo questo ritardo nel pagamento complessivo della somma non è che va a incidere sulla diciamo, economia Copertura, sulla copertura. del comune. Ecco, questo ci tengo a precisare Va perché bene. altrimenti passa un messaggio sbagliato, cioè non c'è Sono. nessuno a Ragusa e negli altri comuni che in questo momento sta subendo una difficoltà economica alimentare a causa di questi diciamo, pagamenti scaglionati che stanno avvenendo. Non, giusto dire le cose come stanno, perché per evitare, cioè non dobbiamo fare strumentalizzazioni politiche No, 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 ma su non queste c'entra questioni. niente. Si parla di cibo, si parla di Noi persone, si parla di famiglie, si parla basta che di arrivano gli bambini. aiuti, siamo Bravo, felici, insomma, l'unica cosa è esattamente, quella. questo è Allora, questo. Sindaco Di Pietro, dobbiamo chiudere un minuto per un messaggio ai suoi concittadini. Sindaco? Purtroppo l'ho persa. Allora, un messaggio in un minuto ai suoi cittadini. Ai miei cittadini io faccio i complimenti. Enna città è rimasta davvero, ha avuto davvero pochi danni ad oggi, speriamo che sia così, da questo terribile virus, e questo è dipeso dalla grande attenzione che tutti i miei concittadini hanno avuto nel rispettare le regole. Faccio loro i complimenti e sono certo che anche nella seconda fase, che sarà caratterizzata da una riapertura, come tutti ci auguriamo, ma certo progressiva e graduale, sono certo che rispetteranno anche le nuove regole e che così ci terremo indenni per quanto possibile da Bene, questa terribile pandemia. bene. Grazie, buon lavoro al sindaco Di Pietro. Sindaco Cassì, il suo messaggio. Sì, allora il messaggio poi ricalca quello del sindaco Di Pietro. Allora io posso dire questo, posso essere orgoglioso del fatto che noi abbiamo attivato da subito una rete di solidarietà diffusa, l'abbiamo chiamata così a Ragusa. Abbiamo ricevuto donazioni in erogazioni economiche per circa 100.000 euro, che voglio dire per una città di Bene. 70.000 abitanti non è un fatto Era una grande trascurabile cifra. e ancora sono in crescita. C'è stata moltissima gente che si è messa a disposizione anche proprio fisicamente per assicurare i servizi di consegne a domicilio dei farmaci, di prodotti alimentari. Abbiamo un servizio, servizi sociali che si stanno attivando e diciamo che stanno svolgendo un lavoro egregio insieme alla Protezione Civile, insieme alla Caritas. I cittadini ragusani comunque si stanno attenendo alle regole, alle limitazioni, alle prescrizioni, e questo fa onore a tutti loro e ha consentito a Ragusa appunto di essere, come dicevo prima, in fondo a Alla quella classifica di questa classifica. emergenza. Stiamo tranquilli, sereni, sarà dura perché è chiaro che adesso la crisi economica avrà i propri effetti nei prossimi mesi e Il non comune sarà c'è, breve, il comune c'è. però ne usciremo con Grazie. l'unità, con la compattezza, ne usciremo. Grazie, grazie di cuore e buon Grazie a voi. lavoro anche a lei, sindaco. Noi chiudiamo questa parte dedicata alle istituzioni.